Al Falcone Borsellino di Paternò arriva la capolista Messina ed i padroni di casa che in settimana hanno subito la penalizzazione di 2 punti per motivi amministrativi hanno necessità di fare punti per tirarsi fuori dalla lotta per non retrocedere. La partita è molto equilibrata, ci prova subito Mandarano per il Paternò nelle immagini con un'insolita tenuta bianca. La risposta del Messina con Chieria, ma Farò si fa trovare pronto. Per quanto riguarda oggi, devo dire che il campo sembra bello da fuori, ma dentro non si può giocare un granché a calcio e quindi sicuramente è uscito fuori anche una partita diversa, diciamo, con molti lanci lunghi, sia da una parte che dall'altra, e si è giocato un pochino poco, diciamo, a calcio. E quindi diciamo che è stata una partita molto equilibrata, anche se alla fine magari l'episodio più importante forse l'abbiamo avuto noi con Paraghi. Nel secondo tempo è ancora il Paternò a tenere il pallino del gioco, anche se il Messina pare più incisivo in attacco. Infatti crea diverse occasioni, la prima con Paraghi subentrato a Guerriera, parata alla garella di Farò. Poco dopo ancora Paraghi spreca l'occasione più importante per la capolista calciando addosso al numero 1 paternese. Anche il Paternò spreca una palla gol con Mandarano che, contrastato ai limiti del regolamento da Caiazzo, riesce a calciare ma spara alto sulla traversa. Molto equilibrata, con poche occasioni da gol, qualcosina in più abbiamo fatto noi, non siamo stati un po' fortunati, ecco. Però alla fine penso che il pareggio sia il risultato più giusto. Ecco. Diciamo che la partita ha avuto 2 volte, nel primo tempo non siamo riusciti ad adattarci al terreno di gioco, è veramente difficile perché ci si allena tutta la settimana per giocare a calcio, poi la domenica magari ti ritrovi a fare uno sport diverso. Nel finale ancora il Messina con Costa Ferreira, ma il risultato resta fermo sullo 0-0. Tutto sommato è giusto così, anche se il Cosenza, vincendo a Paola contro il Comprensorio Montalto, si trova adesso a soli 2 punti dai giallorossi.